Fiammiferi, ci siamo, finalmente abbiamo inserito il mondo del fischiatore qui su Minecraft. Non so cosa ci aspetta, sicuramente cose paurose, misteriose, super spaventose. E siccome io le cose spaventose non riesco a fare da solo perché ho paura, capito? Cioè tipo i giochi horror non li faccio perché... vabbè, lasciamo stare. Comunque siamo oggi insieme a un mio amico che è Chip, che ci accompagnerà in questa avventura. Puoi anche salutare, non è che si offendono le persone. Io ho paura, me ne voglio andare. No, 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 andremo avanti. E abbiamo anche messo il seed dell'ultimo avvistamento, questo qua con il mare, con tutte le isole, come gli altri due seed. Quindi sappiamo già dove andare. Abbiamo una meta, andare a vedere cosa c'è all'interno delle isole. Allora facciamo così: iniziamo a prenderci un po' di cose, perché non vorrei andare a nuoto contro il fischiatore, potrebbe essere un problema. Fammi fare una crafting table. Che ci facciamo? Robbe tipo in la pietra. Barca. La barca soprattutto. Beh, la barca sì, magari anche 8. Metti caso che non la perdiamo. E vabbè. Metti caso che la perdiamo. Allora faccio finta di non aver visto niente, ok? Cioè, io sono quasi sicuro, se poi riguardo il video, che la crafting table l'ho messa. Non lo so, vabbè, comunque facciamo che non abbiamo visto niente. Finché non ci stanno fischi, in questo mondo siamo tranquilli. Finché i fischi non ci stanno, io sto tranquillo, sto a posto, sto felice con il mio spirito. E comunque oggi vi dico subito che alle 20:15 saremo in live su Twitch e continueremo l'esplorazione di questo mondo. Quindi non so a che punto arriveremo durante questo video, ma continueremo oggi alle 20:15 in live. Quindi seguitemi, qui sotto c'è il link, o mi cercate su Twitch MatteoFerro97, oppure c'è il link qui sotto live.matteoferro97.it e mi guardate in live se non c'avete Twitch, insomma. Allora, il bello è che ci stiamo divertendo così tanto in questo momento, ma tra poco, appena partiremo all'avventura, io so già che farò dei salti incredibili. E spero che voi nei video, e stasera in live, io so già che penso che ci ammazzeremo tutti quanti dalla paura, perché non è possibile. Allora, iniziamo subito. Ho preso un po' di pietra, mi faccio un bel picco. Tu l'hai fatto già? Un sì, piccone, sì, c'ho okay. Quello in legno. Mi faccio un picconcino in questo modo, uno e due, e mi faccio anche una spada. Poi direi che possiamo andare, forse. Iniziamo subito all'avventura. Prendo un altro po' di legno. Quanto legno hai tu? Ok. Ci si può entrare in due in barca, se non sbaglio, vero? Sì, sì. Ok, sì. Ne facciamo solamente una. Facciamone una. La crafting table me la porto. Pronto? Sì, sì, sono allora, questo pronto. Qua dovrebbe essere il mare. Proprio quello preciso del seed del fischiatore. Quindi tutte quante le isole dobbiamo trovare. Vai, via. No. Chip. Ma l'hai rotta? No, non ho fatto nulla. Ma... allora, tranquillo, finché non ci sono fischi va tutto bene. Allora, il legno lo riprendiamo. Io non so cosa sta succedendo. Ogni prima cosa che metto sparisce. Cioè, la prima grassa in tempo è sparita. La prima barca è sparita. Mo se sparisce anche la seconda, la mia teoria fallisce miseramente. Però per ora allora, la metti tu, mettila tu, vai, mettila tu. Te la regalo, perché ogni cosa che metto io non è possibile, sparisce. Cioè, che vuol dire? Ma... è quasi la certezza che prima non me lo so immaginato. Tieni, ti la barca, te la regalo, prendi questa cosa. Cosa fai in una... vai, l'hai fatta pure tu un'altra? Sì, vabbè per sicurezza ce l'abbiamo due, vai, vai, vai. Ah, okay, a me non succede niente. Vai, sali, ti faccio pensare tutte quante le cose a te adesso, ok? Ah. Allora, ci siamo. Stiamo navigando in questo mare. Secondo la leggenda, lì la storia che abbiamo raccontato nel video di domenica, quindi correte a vederlo se non l'avete visto. La pioggia è molto bella, la pioggia. Questa cosa mette ancora più paura, ok? Dovrei spaventarmi ancora di più, non lo so. Comunque questo mare dovrebbe essere molto grande e ci dovrebbero essere anche delle isole. Isole che non vedo. Vedi qualcosa tu? Io no, non vedo, perché c'è sta pioggia che è buona. Vabbè, la pioggia ci vedo anche attraverso. Ah, ma ma era una tempesta, scusami. Ma siamo sì, tipo infatti. Usciti? Se vado indietro. Oddio, ma sta diventando notte. Io sto avendo paura. No, Chip, ti prego, non mi abbandonare, per favore. Allora, qua c'è un'isoletta. Cos'è? Di stone o sabbia? Non capisco perché è notte. Io non vedo nulla perché ci sei tu davanti. Vabbè, fai finta che vedi qualcosa, ok? I tuoi capelli. No, Chip. No. Allora, senti, allora. No, Chip, aspettami. Il mio no non era per il fischio. Il fischio è venuto dopo. Io ho visto un lampione. Ma che lampione? Io ho sentito un fischio. C'è un lampione laggiù. Ma cioè, sì, è un lampione, è un cavo elettrico. Cos'è? Andiamo un attimo. Oddio, ma che cos'è? Ah, ma... oddio. È un lampione. No. È vero. Non è un lampione, o è un lampione? Sì, è un lampione. Vedi che si illumina? Lampeggia? Sì. No, Chip, lampeggia. No, io sto avendo paura. No, Chip, ciao, lampeggia. È stato bello. No, Chip. Dai, io lo sapevo che in questo mondo... cioè, vado io? Mi avvicino? Sì, vai tu. Andiamo a nuoto. Vado a nuoto. Aspetta, vado a nuoto. Io ti aspetto qua a debita distanza perché avrei una certa paura. Allora, salve, signor Lampione.
Tutto ok? Signor Lampione, va tutto bene? Lampeggia. Lampeggia e basta. È normale che ci sia un... quanti zombie ci sono? Oddio. Jeep. No, sono spariti tutti i mob. Tu. Questa volta l'ho notato anche io, sono spariti i mob. Sono spariti tutti i mob. Ma sparisce tutto in questo mondo? Non sto capendo. Io sto avendo paura. Allora, questa cosa lampeggia sempre più veloce oppure la mia impressione? Perché c'è un lampione in mezzo alle isole? Vabbè, facciamo così. Ce ne andiamo da qua? Sì, io no, io cioè, alla fine è il lampione che lampeggia, che dobbiamo fare? Nulla. A meno che non ci sono altri lampioni che dobbiamo seguire. Sei sicuro? Cioè, in fondo un lampione in mezzo al mare. Non lo so, cioè, vogliamo andare a esplorare un pochino più lontano? Oppure aspetta, schiamo sotto. Non si sa mai, funziona sempre su Minecraft. No, 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 basta, vi prego, paura. Me ne voglio... Allora, aspetta, però, cioè, questo fischio non è buono. Però se ci pensi, se ha fischiato appena abbiamo rotto il blocco qua sotto, vuol dire che dobbiamo continuare a scavare. Che c'è? Chip? Perché ti sei fermato? Io ho paura. Chip? Che c'è? Non lo so, c'è tipo una roba di sangue, cos'è? Sangue? No, non posso romperlo, tipo sangue di ossidi di bedrock? Cos'è? non posso romperlo. Forse con la spada. È palesemente sangue. Scendi un attimo. Dai, scendi, su! Okay. Non aver paura. No! Basta, usciamo! Boh, oltre che col fischio vuoi farmi morire con l'acqua soffocandomi? Non lo so! Via, esci da qua! Esci da qua subito! A nuoto, a nuoto! Basta fischi. Già iniziamo con i fischi? È il primo momento nel mondo. Già con i fischi? È Chip. Pure notte. Chip, guarda laggiù. Che cosa? Non c'era il lampione prima. No. Allora, sì, è vero, questa volta. No. Non c'era il lampione prima, Chip. Senti, allora, tieni qua. È stato un piacere. Facciamo un attimo un discorso da Matteo a Luca. Ok, non da Matteo a Chip. Un secondo. Quel lampione non c'era, Luca. Ma come? Non c'era prima. Ma sei sicuro? Perché io vedevo solo te davanti. No, ci siamo passati, veramente non c'era. Ed è comparso dal nulla? Come è successo? Andiamo. Io lascio la barca qua. Cosa? Per ricordo, no, niente. Lasci la barca qua, l'altro lampione. Ma lampeggiano insieme i lampioni? Sì, lampeggiano insieme. Oddio, no. Ok, che questa cosa mi mette ancora più ansia. Allora, avviciniamoci un secondo a quest'altro lampione. Cos'è buttato? No, una piuma. Una piuma del pollo, mi ha fatto prendere un colpo. Ho visto un coso bianco che mi appariva davanti la faccia. Allora, signor lampione, a noi due ancora. Salve, sei forse il parente di quello di prima? Senti, non lo so. Facciamo amicizia. Scaviamo anche qua sotto? Io direi di sì. Non ha fischiato però, Punto. È una cosa buona o una cosa negativa? Ma secondo me è buona. Visto buona. Non c'è niente, vedi, ce ne possiamo andare allora. Ci andiamo? No, dai, dai, dobbiamo per la scienza, per il fischiatore, dobbiamo scavare qui sotto. Dammi una mano, qua tutta sabbia, è brutto scavare la sabbia. Odio scavare, serve una pala. Perché craftiamoci un attimo una pala qua. Uno, pure tu. Due, però io sono un uomo e crafto con le mani. Ok, vai, pala. Ma non c'è niente. Sei veloce. Ma non c'è niente. Ormai non c'è niente. Non ci sia nulla. No. Allora, altro sangue. Senti. Chip. questo video. Che facciamo? Oddio, cos'è? C'è una chest sicuro. Una chest? C'è una chest. La vedo. Aspetta. Da qua si vede, vai. Vado. Possiamo fidarci e entrare. Vai tu. Ok. Vai tu. Okay. Okay. Aprila. Allora c'è il sangue. C'è una chest. Ma cos'è? Oddio. Che ci sta dentro? Una mappa. Aspetta, una la prendo mappa. Io. Ma cos'è qua sotto, scusami? Sangue. Cos'è quella roba? Sangue, ti prego, fammi uscire. Cos'è quella roba lì sotto? Non è sangue, cos'è? Un piatto. È un piatto col sangue. C'è qualcuno ha mangiato lì sotto. Sangue. Ha mangiato sangue. Da qua posso aprire la cesta. Scusami, non scendo là sotto. Mappa, la mappa, ok. Sotto. Ok, andiamo su. No. E basta. No, e voglio andare via. Chip. Non posso uscire. Non era solamente un fischio. Non posso uscire. Chip, non era un fischio, era tipo una canzoncina. Non ha fatto. Ha fatto tipo. Cioè, com'era? Te la ricordi? Era tipo. Sì, l'ho sentita, sembrava tipo una canzoncina. Ok, ti ricordi nel mistero cos'era la canzoncina? Era sì. Tipo la fase 2 del mistero, cioè era sì. le cose dopo, più avanti. Comunque, guardiamo un attimo sta mappa. È una mappa. Noi siamo tipo in alto a sinistra, ma non capisco dove siamo. Non capisco.
Cioè, so che siamo in alta a sinistra, quindi tramite le coordinate dovremmo riuscire a raggiungere questa zona. E se troviamo un altro lampione? Guarda, dai un attimo un'occhiata. Cioè, non c'è niente, non c'è una X, non c'è un nulla lì. Come facciamo ad arrivarci? Non lo so, non lo so. Vieni. Io direi che ci andiamo oggi in live, stasera. Sì, sì, sicuramente. Per forza. Perché per io ho troppo paura in questo momento. Basta, basta, cioè. Un quarto d'ora di puro terrore e fischi di notte. Io direi che può bastare per oggi. Il mio cuore ha già sentito troppi. Perché la mia cosa bella è che quando mi spavento non urlo, sto in silenzio. Tipo sulle montagne russe, io sto così. Io invece piango. Ok, quindi dobbiamo far piangere Chip in live stasera. Ragazzi, noi ci vediamo con il continuo di questo mondo in live stasera. E poi nei prossimi giorni con gli altri video vediamo cosa succederà. Comunque, nel dubbio, stasera alle 20:15 su Twitch. Il link è in descrizione. Da parte mia è tutto, mi raccomando, se non mi segui un mi piace. Ci vediamo domani con un nuovo video. E linea allo studio. Basta fischi, basta per oggi, basta per favore.